Bene, io intanto sono rimasto con questa schermata zoomata. Io vi dico ciao a tutti ragazzi, io sono Nickelplay, bentornati sul mio canale. Quest'oggi siamo tornati qui con la seconda parte del video dedicato alle medaglie di Yo-Kai Watch Yo-Motion Serie 1. E oggi andremo ad unboxare le 12 bustine che sono rimanenti appunto del box e cercheremo una volta per tutte di completare questa collezione. Partiamo subito con il video. Bene ragazzi, andiamo a mettere da parte le medaglie e noi cerchiamo subito di andare a completare questa collezione. Mi raccomando, se voi state vedendo questo video significa che siete alla seconda parte del video e quindi vi siete persi la prima parte che è già online sul mio canale. Queste medaglie le troverete in vendita nel mio negozio a Taranto, nel Nickel Play Store, anche le medaglie singole che sono a doppione. È importante, andatevi a vedere anche i video precedenti dedicati a Yo-Kai Watch. Vi metterò la playlist qui sopra in alto del video o in descrizione del video. Venitemi a trovare il negozio perché trovate tanti prodotti dedicati appunto al mondo di Yo-Kai Watch. Io vi aspetto in negozio a tanto. In descrizione trovate tutti i riferimenti per potermi raggiungere. Non perdiamo tempo, andiamo ad aprire questa bustina, vediamo che abbiamo trovato. Ok, prima medaglia mancante è quella di Sudon Sudon e la seconda invece è un doppione di Vapornella. Quindi andiamo a segnare Sudon Sudon nei tosti. E ci manca solo Robonian per completare i tosti. Andiamo con la seconda bustina. Ragazzi, finalmente Yo-Kai Watch è tornato sul mio canale. Molti me l'avete chiesto. Mi raccomando, poi non andate via, perché sul canale prossimamente ci saranno altri video dedicati a Yo-Kai Watch. Quindi mi raccomando, seguitemi, continuate sempre a seguirmi. Qui abbiamo trovato bustina fallata perché abbiamo trovato già due doppioni, e sono quelle di Bucinian e quelle di Guerrisso. Quindi ce le abbiamo già, peccato, peccato. Comunque Bucinian è bellissima come medaglia. Andiamo a aprire l'altra, vediamo. Ok, ah, finalmente abbiamo trovato la foil. La prima medaglia non foil è quella del protagonista, appunto, degli Yo-Kai, che è appunto G-Banyan. E poi la foil, che è bellissima tra l'altro, è quella di Mangiavita. Ragazzi, quanto è bellissima la medaglia di Mangiavita. Li andiamo a segnare entrambi. Uno fa parte degli Splendidi, ok, e segniamo qui, e l'altro fa parte degli Audaci, che si trova dietro. Ragazzi, ok, Mangiavita, ok, è potentissimo come Yo-Kai, quindi ci sta che l'abbiano fatto foil. Vediamo altra bustina, vediamo cosa troviamo qui. Apriamo, attenzione, attenzione. Ok, abbiamo trovato la doppione di Inchimino o Inchimino, non so, ditemi nei commenti come si pronuncia, beh, è un po' difficile scrivere nei commenti. E poi la medaglia mancante degli Splendidi di Ciclopino, stile vintage. Ok, mi sembra che abbiamo completato gli Splendidi, andiamo a vedere. Sì, li abbiamo completati, ragazzi. Splendidi completati con Ciclopino. Andiamo a vedere altra bustina. Vediamo. Attenzione. Ah, doppio doppione. Doppio doppione di Leoforte e di Negatina. Altra bustina. Ok, no, ragazzi, dobbiamo assolutamente completare. Quanto ce ne mancano? Vediamo, ce ne mancano 1, 2, poi 3, 4, 5, 6, 7. 7 medaglie, ragazzi. Ok, 7 medaglie per completare la collezione. Quindi teniamo d'occhio le bustine e vediamo quante poi effettivamente ne mancheranno prima di aprirle tutte. Ok, due medaglie mancanti. Abbiamo trovato, diciamo, io dico la versione baby di Furio, che è quella di Pester con due R, e poi il tosto Robonian. E quindi abbiamo completato sia i tosti con Robonian. Vediamo gli audaci pensate di no, no, infatti gli audaci ce ne mancano ancora 3, e quindi segniamo anche Pester. Bene, ragazzi. Poche bustine ancora rimanenti e pochissime medaglie mancanti. Vediamo con questa cosa come andiamo. Ok, doppione, bustine dedicate ai gatti. Abbiamo trovato G-Banyan e Robonian, quindi doppioni sicuramente carini, che in molti di voi cercheranno sicuramente. Vediamo altra bustina. Vediamo qui cosa troviamo. Ok, doppia bustina bella perché abbiamo trovato un Yo-Kai che mi piace tantissimo, che è quello del Sergente Quadro, un Yo-Kai davvero bellissimo. E poi abbiamo trovato la foglia, ragazzi, la foglia di Toro Veggente, ragazzi, è in arrivo Toro Veggente, bellissima questa foglia. Quindi segniamo negli audaci il Sergente Quadro e poi Toro Veggente che fa parte dei Generosi e abbiamo completato anche i Generosi. Quindi ragazzi, vediamo cosa ci manca all'appello. Ci manca Mastic, Risfiamma,
E poi vediamo da dietro, risfiamma, e Lady Colung. Quindi ragazzi, questi tre yokai per completare la collezione, e dobbiamo trovarli necessariamente in queste quattro bustine. Quindi ragazzi, apriamo la prima bustina. Io intanto sono in palpitazione perché voglio completare necessariamente la collezione. E no ragazzi, no! Due medaglie doppie di Fiero Gambolo e del Sergente Quadro. No ragazzi, tre bustine per completare. Dobbiamo, portatemi fortuna ragazzi. Tifate per me perché dobbiamo completare la collezione. Tifate assolutamente per me. Dai, dai, apriti bustina, non si vuole aprire. Quando arrivano le bustine che non si aprono, andiamo alle maniere forti. Andiamo alle maniere forbici. Vediamo qui cosa troviamo. Sì, solo una mancante. Abbiamo trovato la doppione della foglia di Toro Veggente e ci stava benissimo. E poi abbiamo trovato la medaglia mancante di Risfiamma. Bellissimo ragazzi, Risfiamma. Quindi andiamolo a segnare negli audaci. Quindi mancano solo Mastic e Lady Colung, ragazzi. Solo queste due dobbiamo trovarle in queste due bustine. Allora ragazzi, io apro e vado piano piano. Vediamo cosa c'è. Sì, attenzione ragazzi. Allora, doppione di Sudon e poi Foil, anche lui. Mastic, ragazzi, bellissimo. Sembra un limone ed è bellissimo. Allora, andiamoci a segnare Mastic e io tremo perché c'è solo una bustina che non abbiamo ancora aperto e c'è solo una medaglia mancante ed è quella di Lady Colung. Ragazzi, deve essere qui, ragazzi. Io apro la bustina e chiudo gli occhi. Dobbiamo trovarla, vediamo, attenzione, vediamo, vado piano, attenzione, è rossa, Lady Colung è rosso, vediamo. Sì, ragazzi, completiamo la collezione con Lady Colung. Papparapà, Yomotion serie 1 completato, ragazzi. E poi abbiamo trovato il doppione figo di Risfiamma. Benissimo, segniamo qui. E quindi per me questa collezione si conclude qui. Partiamo, andiamo subito a concludere questo video. Bene ragazzi, è stata una sudata. Io sono riuscito a completare comprando un solo box di medaglie di Yomotion serie 1 e sono riuscito appunto a completare la collezione. Ah ragazzi, sono soddisfatto e anche questa serie è andata. Allora ragazzi, una cosa importante: voi sapete che solitamente io, quando pubblico i due video dell'unboxing delle medaglie, solitamente io pubblico il terzo video dove vi faccio vedere tutte le medaglie. Ecco, per questo video attendiamo un po' perché sto aspettando che mi arrivi anche il raccoglitore e quindi ne approfitto per farvi vedere tutta la collezione completa delle medaglie che devo ancora sbustare dalle bustine, nel mentre vi faccio vedere appunto anche il raccoglitore, anche perché sia nel raccoglitore che nelle pagine ci sono due medaglie che effettivamente completerebbero nel complesso tutta l'intera collezione della serie Yomotion 1. Quindi ragazzi, io per il momento vi saluto qui, prossimamente ci saranno altri video dedicati agli Yokai Watch, è importante, vi do un piccolo indizio: non segna l'ora, l'oggetto non segna l'ora, e ci vediamo domenica prossima con un nuovo video dedicato agli Yokai Watch. Io vi aspetto sempre qui in negozio a tanto nel Nickel Play Store. Per il momento per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima!